ma sanno essere femminili. Mukwege, non Mukwege, Mukwege, dottor Mukwege. Quindi andatevi a vedere la situazione del Congo. Tra l'altro mi piacerebbe fare ancora qualche intervista con la nostra Elena. Se vuoi Elena facciamo ancora un'intervista, tanto lei vive a Bruxelles. Scrivimi se vuoi fare un'intervista, la faccio volentieri di nuovo un'intervista con te. Allora, quindi la capacità di essere se stesse, senza maschere e finzioni. Purtroppo questa è una caratteristica che fa innamorare tantissimo gli uomini. Cioè gli uomini amano una donna vera. Cioè purtroppo oggi le donne sono maschili e sono artefatte. E sono anche artefatte le donne oggi. Oltre ad essere maschili, sono anche artefatte. Si mettono tutto finto. Si mettono la gomma al posto delle tette. Si mettono... Purtroppo questo non attrae gli uomini. Si mettono i capelli finti, lunghi. Mukwege, ok, Mukwege, dottor Mukwege, si mettono i capelli finti lunghi, hanno perso la femminilità, hanno perso l'essere autentiche. L'autenticità di una donna, l'autenticità di una donna è un atteggiamento che fa innamorare, perché un uomo non cazzo la vuole una bambola finta. Già, noi abbiamo la nostra bambola e ci va bene così, ma la nostra bambola è la nostra bambola, ma queste bambole finte che sono senza anima, non hanno anima. Oggi le donne hanno perso l'anima e l'anima, diciamo, per una donna è fondamentale. Salutiamo anche la nostra Chiaretta Palma. Una donna senza anima non attira, una donna che non è autentica, una donna che è fatta di silicone, ha i canotti al posto delle labbra, ha i capelli allungati, ha le unghie che sembrano tigre dei denti a sciabola. Queste donne rifatte non sono amate, non sono amate, o comunque non vengono considerate al limite per trombarsele una volta e basta. Il grande Don Matteo, eh sì, perché dobbiamo, esatto, bravo Don, questo è un punto, questo è un punto fondamentale, questo è un punto fondamentale, questo permette, non permette di creare un legame, non permette, grande Don, non permette di creare un legame profondo, perché praticamente le donne hanno perso il coraggio di aprirsi, hanno perso il coraggio di condividere le proprie paure, le proprie insicurezze. Perché una donna sì che deve essere forte, però deve essere anche una donna che è in grado di aprirsi, è in grado di condividere. Questo atteggiamento, tra l'altro, favorisce il fatto... ma non è vero che gli sbavano, ma non è vero! Non li sbavano dietro alle rifattone, li sbavano dietro eventualmente per buttarglielo lì una volta per svuotarsi. Ma chi la vuole mai una rifattona? Non le vuole nessuno le rifattone, non le vuole nessuno le rifattone. Cara Sissi, non le vuole nessuno, ti posso assicurare, gli uomini di qualità non vogliono le rifattone. Al limite dicono, vabbè, faccio finta di avere una bambola gonfiabile, ma quella, quando c'è silicone dappertutto, ha silicone nelle tette, nelle labbra, negli zigomi, e cioè è tutta piena di silicone, botulino, silicone, capelli finti, unghie finte, ciglia finte, tutto finto, culo finto. E basta con queste finzioni. E poi è stronza come un uomo. Come diceva, e questo è fondamentale. Andatevi a sentire la canzone. Andatevi a sentire la canzone di, come si chiama, Vecchioni. Voglio una donna con la gonna. E questo è, ragazzi, è fondamentale però. La donna deve mantenerla la sua femminilità. Non può, diciamo, come dire, essere un'androgina. Non può essere un'androgina, non può essere un'androgina, deve essere, e non può neanche essere arida, no? Non può neanche essere arida, deve essere naturale. E questo è un punto fondamentale, no? Deve essere una donna, deve essere leggiadra, è quella che seduce. Adesso poi Vecchioni esagerava, perché il cervello serve, ma non deve essere quella... che veramente sembra che abbia il pisello, fondamentalmente, la barricadera. Queste qua non piacciono. Deve essere una donna che abbia una cultura, ma deve essere una donna che abbia anche una forte femminilità. È importante questo. Questo credo che sia il primo punto, ma è il primo punto fondamentale.